Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi vediamo le analisi astrologiche dell'esperta Terry Alaimo riguardo alle tre coppie più seguite emerse dalla settima edizione del Grande Fratello VIP: Edoardo Tavassi e Micolin Corvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Vediamo cosa ha da dire l'astrologa su queste intriganti unioni. Incominciamo con gli Incorvassi. Terry Alaimo ci rivela che Micolin Corvaia, nata sotto il segno della Vergine, e Edoardo Tavassi, uno scorpione, formano una coppia affiatata e in sintonia, soprattutto nell'intimità. Non sembrano esserci nubi all'orizzonte per loro e il futuro pare promettente, anche se al momento non sono previsti figli, ma possibile che arriverà l'anno prossimo. Passando ai Donna Lisi, le stelle non sono a favore di un ritorno di fiamma. Antonella Fiordelisi, del segno dei Pesci, e Edoardo Donna Maria, un bilancia, hanno un'intensità di pensiero che le avvicina, ma la natura diversa dei loro desideri rende difficile una riunione della coppia. L'astrologa ci racconta che i Pesci vogliono stabilità e concretezza, mentre la Bilancia può chiudersi emotivamente. In questo caso sembra che il destino abbia decretato un no definitivo. Infine ci soffermiamo sugli Oriele, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Secondo Terry Alaimo c'è speranza per questa coppia, anche se devono superare l'orgoglio. Entrambi i partner, Pesci e Cancro, hanno bisogno di attenzioni e sono emotivamente complessi. Tuttavia, se riescono a superare le sfide ad evitare conflitti e tormenti amorosi, potrebbero vivere una bella storia d'amore. Insomma, l'astrologia ci regala uno sguardo interessante sulle dinamiche di queste coppie del Grande Fratello VIP. Non perdetevi ulteriori video riguardo il mondo del gossip, grazie per averci seguito e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!